Ciao a tutti e a tutti, bentornati e benvenuti in un nuovo video. Oggi vi voglio registrare la mia collezione di scarpe invernali, quindi saranno soltanto sneakers, stivaletti, queste cose così. Come sapete, sono una grande collezionatrice di molte cose in realtà, tra cui anche le scarpe, ma nel corso degli anni sono diventata molto più brava a fare una cernita di quelle che realmente mi servono. So che la maggior parte delle persone in realtà non ha tutte queste scarpe, non servono assolutamente, però è una di quelle cose che mi piace avere, mi piace cambiare in base all'outfit. Principalmente, come anche i miei vestiti, sono quasi tutte nere, ma vi faccio un po' vedere quelle che ho. Fatemi sapere poi nei commenti qual è il vostro paio preferito e se ce n'è uno che magari non vedrete e che mi volete consigliare, non so. Cercherò di sforzarmi e ricordarmi anche dove le ho prese in modo da potervelo far sapere. Quindi iniziamo dagli stivaletti. Ovviamente immancabili Dr. Martens. Queste qua sono il modello Jadon, che hanno la doppia platform e sono il modello, insomma, in pelle classica, quella più spessa. Adesso Dr. Martens ha fatto un sacco di altri paio, ci sono anche quelle vegane, quelle con la pelle un pochino più sottile, però ovviamente le mie preferite restano queste proprio a colpo d'occhio, la pelle questa qui più dura. È più fastidiosa inizialmente perché non sapete le vesciche, i segni che ho sul corpo per colpa di queste scarpe. Queste credo di averle prese su ASOS, però potete insomma trovarle, il marchio è quello. Sono stracomode perché hanno la zip ovviamente. E la cosa bella di queste scarpe è che le potete mettere con tutto, dalla tuta ai jeans, leggings, vestiti, veramente molto versatili e poi vi durano una vita. Altro paio di stivaletti sono questi qui, ovviamente sempre neri. Hanno sempre la zip e i dettagli argentati. E questi qua li ho presi abbastanza di recente, in realtà a fine dell'anno scorso, da Zara, perché mi serviva uno stivaletto che avesse un po' di tacco, non eccessivo, perché questi sono comunque sempre da giorno. E infatti, scusate, è un po' sporca, ma hanno la suola a carro armato. Io adoro questo genere di scarpa, proprio rozza. E questi qua sono veramente comodi perché, come vedete, il tacco è molto largo. Ogni tanto Zara fa uscire un po' di stivaletti interessanti, quindi date sempre un occhio. Questo paio qua mi fa impazzire, ma già riesco ad utilizzarle un po' di meno. Forse perché sono estremamente scomodi da mettere, perché hanno soltanto i lacci qua davanti, quindi ogni volta riallarga, ristringi. Comunque sono queste qua, ovviamente sempre con una bella platform, sempre con il carro armato, sempre in pelle. Sono molto comodi in realtà. Queste qua le avevo prese su Zalando e sono del marchio Topshop. Veramente molto molto carine. Il prossimo paio di scarpe le ho presi perché ero in fissa in quel periodo con lo stivaletto della Stelio. Di solito vedevo sempre indossato da tutti quello classico, che è quello un po' più alto, però io ho comprato la versione un po' più bassa, che ora non so bene come si chiama il modello effettivo. Comunque è questo modello qui, sempre con le fibbie, tutti i dettagli argento, la suola sempre a carro armato. Arrivano più o meno sotto il ginocchio, a tre quarti dello stinco, insomma. Sono veramente comodi, forse tra quelli più comodi che ho, anche perché li potete mettere direttamente così, insomma, senza lacci, senza zip. Fanno veramente una bella figura sulla gamba. Questi qua li ho presi al negozio, che sta anche a Roma, del marchio stesso. I prossimi sono questi, che sono sicuramente tra i miei preferiti del momento, infatti me li vedete molto 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 spesso. Il marchio si chiama Zigne e l'ho presi su Zalando sempre. Molto spesso li mettono anche in sconto, quindi date un occhio. Ovviamente carro armato, super platform di base, però questi li adoro perché sono alti, hanno i lacci ma hanno anche la zip. Si fanno un bel po' di pieghe durante l'utilizzo, però sono veramente super belli. La cosa bella di questa è che veramente li potete mettere anche qui con qualsiasi cosa. Io li adoro soprattutto con i jeans perché vi danno proprio quell'effetto alla, non so se avete presente il film Underworld, sono proprio da cacciatore di vampiri. Sono bellissimi. Ultimi due stivaletti, poi passiamo alle sneakers. Sono gli UGG. Io impazzisco per gli UGG, mi piacciono tantissimo. Nel corso degli anni ne ho avute diverse paia, però mi sono sempre concentrata sui classici, che sono
questo modello qui, quindi quello semplice di camoscio. Ovviamente sappiamo tutti che gli UGG sono delle scarpe un po' particolari perché hanno appunto questo materiale che tende molto spesso magari a macchiarsi, non li potete mettere con la pioggia, però io vedo gente che ci fa comunque sulla neve. Però vendono anche un sacco di prodotti per impermeabilizzare tutto il tessuto in modo da non rovinarlo, quindi bisogna starci un po' attenti. Comunque, questa qui è la versione mini, che è quella bassa, molto comoda. Sicuramente più carina tipo con le tute, queste cose così, rispetto magari a leggings o pantaloni. E poi ho la versione classica, sempre nera ovviamente, che è questa qui, che è un po' più alta, che vi arriva appunto sempre sotto al ginocchio. Sono bellissimi perché sono tipo opachi come effetto, non vi so spiegare. E poi la cosa bella è che sono super pelusciosi all'interno. Vi sembra di camminare letteralmente su una nuvola. Se non avete mai provato la sensazione degli UGG, dovete provarli. Quindi sia modello piccolo che modello un po' più alto. Tra l'altro sembrano anche due colori diversi, ma sono sempre neri. Ora passiamo alle sneakers, che ovviamente sono i modelli che si utilizzano un po' di più durante le giornate quotidiane. Quindi vi faccio vedere prima quelle un po' più alte. Infatti abbiamo questo modello qui di Converse. Io sono sempre stata team Converse alte, le ho sempre avute. Questa è sicuramente una delle mie versioni preferite, che è anche una delle ultime. È uscito dopo di questo il modello ancora più tamarro, che ha una super suola, però ha tutto un ghirigoro qua sulla fiancata, insomma, se le vedete di profilo. Preferisco questo modello rispetto a quello. Vi metto una foto, almeno potete capire la differenza. Infatti rispetto a quelle classiche, che oltre ad avere la doppia platform hanno anche questa sorta di appunto parte carro armata, però sono veramente comodissime e mi piace tantissimo anche come si vede da davanti. Sono molto più comode, perché il problema di quelle classiche è che hanno la suola molto molto bassa e piatta, quindi magari a lungo andare vi può creare fastidio. Queste invece, avendo questo piccolo rialzo, sono molto più ergonomiche. Poi guardate che bello il dettaglio anche dietro della stellina. Poi classiche, questo penso sia stato l'acquisto in quanto a scarpe, diciamo, costose, più fruttuoso di tutta la mia vita, perché le ho usate veramente tantissimo e continuo ad usarle, infatti sono un po' sporche, però le ho da anni. Io ci tengo sempre a tenere le scarpe in maniera abbastanza pulita, ordinata, carina. Queste qua sono le Speed Trainer di Balenciaga. Credo sia stata la mia prima scarpa costosa, effettivamente. Però, ripeto, li vale tutti, li rispenderei anche domani. È proprio una scarpa fatta a calzino, perché questa parte è tutta completamente elastica. Quindi la mettete e la togliete molto facilmente. E poi è veramente comoda e anche qui molto versatile, perché essendo abbastanza plain come modello, quindi non ha troppe scritte, non ha troppi colori, anche se questa è la versione ovviamente base, una delle prime che hanno fatto, ma poi ne sono usciti tanti 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 modelli. Ripeto, uno degli acquisti più utili di tutta la mia vita. Infatti quando mi chiedono ma come sono, ne valgono la pena, assolutamente la risposta è sì. Poi io sono sempre stata una grandissima amante delle scarpe della Nike, mi sono sempre piaciuti tanto tutti i modelli, e ovviamente quando hanno rispopolato le Jordan non potevo non prendere questo qui. Questa tipologia di scarpe è così tanto ricercata che costa parecchio, perché magari molti modelli escono in numero di pezzi limitati, c'è da starci dietro. Ovviamente vi consiglio di comprarle sempre dai rivenditori ufficiali, perché non sapete mai, ormai i fake li fanno in maniera veramente assurda. E sto parlando di questo modello qui in particolare. Queste sono le Jordan modello bianco e nero, viene chiamato anche panda. C'è anche la versione più bassa, che vorrei tantissimo, perché in realtà mi sono un po' pentita di averle prese alte. Queste sono comodissime, per carità, bellissime. Secondo me il modello basso sul mio tipo di gamba stava meglio rispetto a questo, che ha una parte, vedete, sulla caviglia molto cicciottella, tende a non slanciare. Però ripeto, in fatto di comodità e di stile, queste sono pazzesche. Anche con un blazer, un pantalone, state a posto. Queste qua io le ho prese sul sito di StockX. Ultimi 4 paia di scarpe. Queste qui sono le versioni un po' più basse, con cui infatti mi trovo meglio. Prima tra tutte questa, me la chiedete sempre ogni volta che me la vedete su, non avrei mai pensato. Queste qua sono le Puma RSX, con i dettagli vedete un po' fluorescenti anche qua sull'etichetta. Queste in realtà principalmente le utilizzo per palestra,
perché sono tra le sneakers più comode che io abbia mai provato. Oltre al fatto che sono proprio belle indosso, poi questi colori mi fanno impazzire. Io ripeto, mi vesto principalmente di nero, quindi ogni tanto mettere e avere questo dettaglio un po' più colorato sulla scarpa rende il look un po' più frizzantino. Queste qua le avevo preso sul sito di ASOS. Poi io sono una super Vans girl, ne ho avute di ogni, alla fine ho tenuto soltanto queste perché sono le mie preferite. Quindi primo modello, le slip-on ovviamente. Questo qua è il modello con la platform. Non so se avete capito che ho una leggera preferenza per questo tipo di scarpe, mi piacciono proprio di più a colpo d'occhio e anche poi in termini ovviamente di comodità quando si cammina anche per lunghe tratte. Penso queste qua le conosciate tutti, sono le scarpe più basiche del mondo, ma secondo me le più fighe, le Vans, hanno proprio una marcia in più. E questo qui appunto è lo slip-on, quindi si mette tranquillamente così, non ha cuciture, non allacci e sono stupende. Altro modello di Vans, che è praticamente quella che utilizzo quasi tutti i giorni, queste qui sono le old school, sempre modello platform, una delle ultime che sono uscite, che oltre appunto ad avere la classica platform hanno anche, come ad esempio le Converse di prima, questa parte fatta a carro armato che vedete di profilo si nota. Sono veramente super chunky e il modello old school è appunto il mio preferito perché ha queste linee qua di profilo che rendono proprio la scarpa iconica. Ovviamente ha i lacci ed è una sneakers tranquillissima in realtà. Lo vedete subito qual è, lo sapete, non c'è bisogno di chiederlo. Ultimo modello, che è quello che è un po' controverso, nel senso io le amo. Ho preso il mio primo modello di queste scarpe qualche annetto fa, avevo preso la versione bianca e rosa che poi ho riportato indietro in negozio perché non mi piaceva, non riuscivo a abbinarla, quindi sono tornata al classico nero e sto parlando delle Triple S di Balenciaga. Questa qua è una scarpa, penso sia una delle scarpe più ingombranti che esistano al mondo. Infatti, come vedete, io porto il 40 di solito, di questa scarpa ho dovuto prendere il 39 perché calza un po' di più del vostro numero appunto normale. Sono bellissime, fanno una figura pazzesca ai piedi, però secondo me per il prezzo che costano, nel senso, tendono molto spesso a rovinarsi qua dietro se le mettete tanto. Infatti io sono dovuta andare dal calzolaio a farmi fare una sorta di rinforzino, perché quando vi si apre la parte qua dietro non le mettete più, cioè sono veramente la morte. Però a parte questo problema è il fatto che pesano tanto, infatti se magari devo viaggiare non è di certo il tipo di scarpa che mi porto. Però ripeto, hanno assolutamente il loro fascino. Non so se valgono tutti i soldi che costano, perché comunque costano un po', però anche queste insomma sono iconiche. Ovviamente l'ho prese in negozio queste da Rinascente. Quindi ragazzi, questo era il video finito con tutte le mie scarpe. Se avete seguito anche gli scorsi video negli anni passati saprete che ne avevo veramente tantissime, quindi non aveva senso. Con gli anni uno cresce, capisce di cosa ha bisogno, di cosa invece può fare a meno. Spero vi sia stato utile, non vedo l'ora di leggere i vostri commentini e per ora io vi mando un bacio grande e ci vediamo presto. Ciao!